Salve a tutti, benvenuti al Giuseppe Meazza, o come preferiscono dire qui a Milano, allo stadio San Siro. La partita di oggi è tra Internazionale e Parma. Siamo prontissimi per iniziare questa telecronaca. Un saluto da Fabio Caressa e Luca Marcheggiani. Ciao Fabio, buon divertimento a te e a tutti gli appassionati che amano questo grande sport. La partita è iniziata. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Io dico Icardi. Sin da giovanissimo ha sempre fatto vedere doti da fenomeno e può solo migliorare. È estremamente agile, rapido e vede molto bene la porta avversaria. Buon giocatore, non c'è dubbio. João Mario, la gioca a sinistra. Opportunità di ripartire. Interessante azione sulla fascia destra. Sagna, va al cross, Pirsa. È stato splendido l'intervento del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Cercherà di metterla in mezzo. Ci mette la testa. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. Davvero di poco, qui la palla ha proprio sfiorato lo specchio della porta. Si sono resi pericolosi già due volte nel primo tempo. Vogliono vincere questa partita e si vede. Perisic. Sono alla ricerca di uno spunto per far male agli avversari. Momento un po' confuso della gara, le due squadre non riescono a costruire. Munir. Traversa, ma non è finita. C'è la palla lunga, in avanti. Icardi. Ottima pressione la sua. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Munir. E ora deve concludere Munir. Il Parma ha prevalso l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate. I tifosi oggi si aspettano un'altra vittoria. Cross di Munir. Para con grande sicurezza. João Mario. Perisic. Walcott. Cerca di lanciare il compagno. Icardi. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Ci è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione. Prova a verticalizzare. Allarga sulla fascia. Bernardeschi scatta verso il pallone. Si libera la grande. Cross di Bernardeschi. Brutto, brutto questo traversone. Non sfrutta proprio il movimento dei compagni. Numero. Deve buttare dentro un cross. E il primo tempo finisce qui. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo. Speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più, francamente. Inizia adesso il secondo tempo. Il Parma ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca, potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Bell'intervento, l'arbitro dice che non è fallo. Il Parma ha raccolto uno spettacolare pareggio nell'ultima combattutissima partita. 2-2 il risultato finale. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. João Mario. Provano a partire in velocità. Ecco un'occasione di contropiede. E passa. Pirsa. C'è il retropassaggio.
Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Palla in avanti, verso il compagno. Walcott, prova il filtrante. Vuole la profondità. Icardi! Grande parata dell'estremo difensore. Il portiere è rimasto concentrato, è stato molto bravo. Attenzione a bordo campo. Mi sembra ci sia una sostituzione. Ecco João Mario. Qui deve tirare. È un grande riflesso qui. Che grande parata. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla al meglio. Cerca la profondità, sulla fascia. Bernardeschi. Elegante. Bernardeschi con il traversone. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Beh, forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, se attaccano troppo la palla e si fanno superare, gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare subito davanti al portiere. Hanno ragione a essere cauti. Hector. E la palla filtrante non passa. C'è fallo. Prova il compagno. Ecco il tiro. Beh, non è stata una brutta conclusione, ma da quella distanza le probabilità di segnare sono meno di zero. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Forse questa era l'ultima occasione per andare in vantaggio. Eder. Arriva nella tre quarti avversaria. Ultima possibilità per un cross. Cerca il tiro. Altra occasione. Ce l'hanno fatta! Molto probabile che questo sia il colpo del KO. Arriva proprio all'ultimo momento. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a insaccare. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Sono in vantaggio, devono gestire in questi lunghissimi minuti finali. E l'arbitro dice che può bastare. Una gara vincente. La vittoria poteva andare da una parte o dall'altra. L'ha decisa un solo gol. Un finale in cui è successo di tutto e sono stati proprio gli ultimi minuti a determinare la vittoria. Hanno trovato le risorse per vincere quando la gara sembrava avviata ormai al pareggio. Bisogna dare atto al loro coraggio. Adesso possono festeggiare.